essendo una persona che ha vissuto ormai più di 80 anni, dovreste dire, ma no, lo ridico, essendo una persona che ha vissuto ormai più di 80 anni. Ma no! Ecco, così si fa. I pubblici veri fanno così. Come se li porta bene. Hola, oh, grazie. Siete generosi. Spontanei. Ho la sensazione di aver vissuto questi anni attraverso una serie infinita di sconfitte, che mi hanno di cadute da cavallo, sul quale sono sempre risalito, sempre più a fatica. Negli ultimi tempi sempre più a fatica, perché negli ultimi tempi il fisico si è fatto anche fortemente recalcitrante. L'età fa sì che a un certo punto tutto quello che chiede al tuo fisico, insomma, sia relativa alla risposta. Però queste sconfitte mi hanno insegnato tantissimo. Lei ha citato alcuni titoli di alcuni miei film che sono andati bene, ma non ha citato l'infinita serie di titoli di miei film che sono andati male. Beh, sono e io, 40 circa. Volete che vi dica 40 titoli di 40 film che sono andati male? Stiamo qua due ore. E sono l'elemento sul quale si fonda la mia esperienza di vita, che è la sconfitta, che è questa esperienza che è il rammarico, in qualunque scontro, in qualunque sfida, in qualunque contesto, un match di box, alla fine dello scontro, chi è che ne sa di più? Quello che ha vinto o quello che ha perso? È lo sconfitto, il soccombente non dorme, quella notte non dormirà per tanti notti e ricostruirà minuto per minuto le ragioni di quella sconfitta. Io quando io faccio lezioni, faccio dei corsi di recitazione, e in genere i ragazzi più dotati, quelli che riescono in qualche modo a rispondere con la loro personalità, con la loro identità, con la loro partecipazione a quella che è la proposta narrativa, un monologo, una scena, sono sempre quelli che hanno avuto dei problemi, sono sempre quelli che hanno incontrato le salite. Io non so quanto tempo ho per stare qui con lei, un paio d'ore? Qua circa, anche sì. Due e mezza facciamo. No, perché prima di andarmene volevo giustificare, siccome Pivato, il mio grande amico, mi ha fatto venire, allora volevo, come voglio sempre, dare un senso alla mia presenza, dove vado. Posso? Certo, ma la raccontando sua presenza... anche perché mi sembra di capire adesso guardandomi attorno di essere fra i più anziani, se non il più anziano fra i presenti, quindi posso permettermi. Ma no. Cazzo, è servito qualcosa che venisse o no? Allora volevo, se lei mi permette, volevo dire che cos'è la vita, perché adesso lo so. Prima non lo sapevo, prima lo dicevo ma non lo sapevo, adesso lo dico e lo so. Mi deriva dalla cultura contadina, lei ha parlato della linea d'ombra, citazione formidabile, puntuale, anche questa campana lo è. La vita nella cultura contadina è una collina che si sale, c'è tutto un primo tratto in cui si sale questa collina, in cui si pensa e si immagina che al di là di questa collina, alla fine di questa collina, oltre a questa collina, ci sarà finalmente tutto quello che noi ci attendiamo. Io per una vita, prima di addormentarmi, ho preparato il discorso di ringraziamento per l'Oscar, tutto in inglese, meraviglioso. Ogni sera cambiavo le parole, non mi è mai servito, però è pronto. Bisognerebbe farlo sapere che è pronto. Allora, salire alla collina vuol dire attendersi qualcosa di assolutamente strepitoso. Tutti pensiamo di non aver avuto abbastanza la nostra vita. Tutti pensiamo di non essere stati capiti, compresi. In qualunque contesto di lavoro affettivo. Veramente, noi aspettiamo veramente che succeda, che si accorgano di me, che finalmente mi chiamino sul palco a me, non a Pupi Avati, mi diano il microfono. Prima o poi capiterà.
E la vita nello stesso tempo è un'elisse. Sapete cos'è l'elisse? A Pieve di Cadore? No, non c'è a Pieve di Cadore, cazzo. Santo Stefano, ma Santo fa lo Stefano stesso. Della Pieve. È un po' più a sud, ma poco. Sapete cos'è un'elisse? Chi è che fa così con la testa? Nessuno. Sapete cos'è un'elisse? Oh! Chiarola. È questa figura geometrica qua. Allora, quando nasci, parti da questo punto dell'elisse ed entri nel primo quarto dell'elisse della tua vita. Sei un bambino, incominci, incontri la vita, impari a parlare, a mangiare, a comunicare, a piangere, a ridere, a gattonare, ad amare le cose, la tua mamma, il tuo amichetto, il tuo giocattolo, l'animaletto, l'animale, qualunque cosa. In questo primo quarto dell'elisse il bambino la vive con l'idea che duri per sempre. Non ha la sensazione del tempo. Il tempo è sempre. Il tempo nella vita del bambino è sempre. Lui proviene da un mondo in cui c'è il sempre. Ed entra in un mondo in cui invece c'è il contingente, c'è quello che finisce, che comincia e che finisce. Il sempre applicabile solo alla morte, ahimè. Primo quarto dell'elisse e l'omino continua a salire la collina. Entriamo nel secondo quarto dell'elisse e siamo diventati adolescenti, adulti, ragazzi, adulti. E abbiamo incominciato, sappiamo che il sempre non esiste perché la ragione è intervenuta in modo tossico, spiegandoci che non dobbiamo illuderci, non c'è il sempre. Però abbiamo appreso una professione, siamo entrati in una società, abbiamo capito come si socializza, come ci si comporta, siamo fidanzati, sposati, abbiamo probabilmente trovato la professione della nostra vita, non lo so, ma insomma siamo ancora nella fase in cui siamo proiettati verso la cima della collina, nella seconda, e impariamo un mestiere. Finalmente l'omino ha raggiunto la vetta della collina e si accorge, guardando indietro, che il percorso che ha fatto salendo era infinitamente più straordinario e più interessante di quello che l'attende dall'altra parte. È una delusione profonda. Non vuole guardare dall'altra parte, ma è così. Sa che è assolutamente così. A me capitò a Rimini, una notte, un momento, c'è un'ora e una data. Stavo facendo uno spettacolo per Rai 1 al Bandiera Gialla di Rimini, ma quando, ogni quanti minuti suona questa campagna? Cinque minuti. Il senso della vita. Bene. Se lo dice il sindaco. Bene. Potete farla suonare quindi che vi pare. Allora, io a un certo punto a Rimini, stavo facendo questo show, ritorno in albergo la sera, prendo il libro che sto leggendo e mi accorgo che leggendo il libro non riesco a vedere bene, ho bisogno di più luce, prendo un'altra abat-jour, la avvicino. Il mattino dopo sono andato da un oculista e mi sono fatto prescrivere un paio di occhiali da lettura, quelli che hai te in testa, un paio di occhiali da lettura. Cioè, uno dei miei organi fondamentali incominciava a abbandonarmi, incominciava una cerimonia degli addii fra me e il mio io. Il mio io non era più in sincrono col mio fisico. Ed è cominciata, e mi sono incominciato a guardare indietro. Proust, sapete chi è? Chi era? Il ricordo, è subentrato il ricordo, non c'è più il futuro ma c'è il passato, ecco, c'è la vostra meravigliosa, straordinaria istituzione. È incominciato il ricordo, la necessità di ricordare, appoggiarsi sul passato. Il futuro ci fa paura. È il momento della svolta, si chiama nella cultura contadina emiliana lo scollinamento. Tu hai detto a 35 anni, può venire a 35 anni, può venire a 30, può venire a 50, dipende. Per degli scemi può venire anche a 60. Ma prima o poi viene. E incomincia la discesa. E entri nel terzo quarto dell'elisse. State attenti qua, perché qua è la parte più dolorosa. Entrare nel terzo quarto dell'elisse vuol dire incominciare a vivere di ricordi, avere nostalgia della propria giovinezza, cominciare a pensare con colpa come potevo viverla con più attenzione, gustandomela di più, godendola di più, non volendo diventare subito adulto con questa fretta di crescere. Ma soprattutto cosa succede? Che subentra il disapprendimento. Nessuno ne parla,
ma prima c'è stato l'apprendimento, entri nell'area del disapprendimento. Lo sai mascherare, perché la tua professionalità sta a nascondere il disapprendimento. Se non riesci più a fare la scala cromatica così veloce, però hai la professionalità che la nasconde. Mi segui fin qua o no? Lo stiamo seguendo? Sì. No, dicevo te. No, lui, chiedevo lui, mica voi. Il disapprendimento, però siamo ancora nella fase della nostalgia che tutti conosciamo, la nostalgia della giovinezza naturale. Scritti, tutto questo archivio è pieno di nostalgia. Io non sapevo, pensavo di fermarmi lì, pensavo che non sarei mai entrato nel quarto quarto dell'Elisse. Perché mi guardi male? No, con affetto. Pensavo di non entrare mai nel quarto quarto dell'Elisse, invece sono entrato. Il quarto quarto dell'Elisse è la vecchiaia, è un periodo che fa anche paura, però anche una sua seduttività misteriosa, perché alla nostalgia della giovinezza si sostituisce la nostalgia dell'infanzia. Tu vuoi tornare, non fa ridere, ha sbagliato a ridere qua, tu vuoi tornare bambino, tu vuoi tornare figlio, tu vuoi tornare ad avere la tua mano destra nella mano sinistra di tuo padre, la tua mano sinistra nella mano destra di tua madre. Tu vuoi tornare a rientrare, e c'è veramente la sensazione, con un fisico ormai totalmente recalcitrante su tutto, qualunque cosa chiede io al mio fisico se non quella di mangiare, non mi obbedisce. Vedo il pallone là, una volta il pallone là, io ero là, adesso vedo il pallone là, lo guardo, dico bello, e il pallone rimane là, io rimango qua. Ma cosa succede in questa quarta, in questo quarto angolazione dell'Elisse? Che io somiglio sempre di più al bambino che sono stato. Io tendo ad avere sempre di più un'affinità col bambino che sono stato. E subentra questa idea del per sempre, che avevo perduto, che la mia ragione aveva totalmente rimosso, cancellato. E invece subentra con una seduttività fortissima. E perché i vecchi assomigliano così tanto ai bambini? Piangono, ridono. Perché i vecchi sentono, avvertono i bambini con una comunanza, con un'affinità così profonda? Che cos'è che unisce così tanto un vecchio e un bambino? A me non piace accompagnare i vecchi e i bambini al giardinetto, mi annoio subito, però li sento, li percepisco, loro percepiscono me. Cos'è che fa sì che siamo così simili? Una definizione, un termine, una sintesi che è la più meravigliosa, della quale dovremmo andare tutti orgogliosi, che è la qualità dell'essere umano somma. Qual è la qualità dell'essere umano somma? La sua vulnerabilità. Le persone più sono vulnerabili, più sono migliori. Le persone straordinarie non sono quelle che hanno tutte le medaglie, che hanno tutte le certezze. Le persone più straordinarie sono quelle che hanno tutti i dubbi, tutti più i sensi di inadeguatezza. Sono quelle che vibrano su tutto, che le puoi ferire con niente. Sono i più fragili, sono gli ultimi. Queste sono le persone migliori. E quando diventi vecchio, diventi una persona migliore, se non sei un deficiente. E allora, per concludere questa omelia, così oggi non potete non andare a messa. Allora, che cos'è che io più che altro vorrei a questo punto del mio percorso, in prossimità dei miei titoli di coda, per usare una metafora cinematografica? Vorrei tornare a casa, via San Vitale 51, dove mi aspettano mio padre e mia madre. Arrivederci. Grazie.